una serie di contenuti che sentivamo la necessità di comunicare al consumatore finale, a chi i nostri vini li beve o li vuole bere, e ci sentivamo di doverlo fare necessariamente e l'abbiamo deciso di farlo online. Proprio da questa forte necessità di comunicazione nasce la volontà di approcciare il consumatore finale attraverso il web 2.0. Nasce da una passione fondamentale, quasi schizofrenica, per la tecnologia 2.0 mia e anche del nostro enologo responsabile, ma anche dalla volontà di comunicare tutto quanto al consumatore finale. Il nostro sito è sicuramente un sito che non è stato una semplice vetrina espositiva, è un sito dinamico, interattivo e partecipato. È stata sempre vista come una fonte trasparente di comunicazione. 2 anni fa avevamo un sito tradizionale, statico, molto semplice, di difficile accesso, e soprattutto non ci consentiva di comunicare tutto quello che eravamo. 2 anni fa nasce www.arcipelagomuratori.it, un sito che è soprattutto un sito di interazione, non ci perdiamo in fotografie eccezionali dai vigneti, dai contorni, dalle sfumature esagerate. È un sito molto immediato, in costante cambiamento. Abbiamo un blog che abbiamo chiamato Mura Blog, abbiamo una sezione delle attività, degli eventi, dove raccontiamo tutto quello che facciamo, le degustazioni, le serate presso i locali, le enoteche, i bar, le fiere in Italia e nel mondo, che teniamo costantemente aggiornata, perché ci costa veramente tantissima fatica, ma ci porta ad essere un punto di riferimento, tanto che siamo più aggiornati del consorzio di Franciacorta, quindi chi cerca l'evento che ci relativo alla Franciacorta viene sul nostro sito, perché siamo più aggiornati di loro. E questo è un bell'orgoglio, insomma, ci costa tanta fatica, ma ci gratifica. Abbiamo uno spazio che abbiamo chiamato Spazio alle Idee, dove raccogliamo le attività di ricerca, di collaborazione con gli istituti universitari ed altro, e tutto questo prende vita tramite i social network. Le quattro tenute hanno quattro profili Facebook che interagiscono tra di loro. I quattro profili sono gestiti dai quattro enologi responsabili delle quattro cantine, che quotidianamente pubblicano commenti, fotografie del vigneto, della cantina, come sta andando l'attività in vigna, in cantina, quindi, e interagiscono tra di loro. Facebook e i quattro profili per noi sono anche un motivo di colleganza all'interno dell'arcipelago. Questo è un po' esemplificativo. E quindi Facebook ci aiuta senz'altro a pubblicare contenuti e commenti online, ma anche a tenere vivo e attivo l'arcipelago, che sono quattro cantine, quattro tenute, ma che sono molto correlate tra di loro proprio per questo grosso concetto che è arcipelago. E quindi Facebook la sfruttiamo non solo come piattaforma di comunicazione dell'azienda, inseriamo link delle attività che facciamo, ma è un motivo di colleganza delle quattro tenute, dei quattro tecnici responsabili che lavorano nelle quattro cantine, che comunicano, dialogano tra di loro, si scambiano suggerimenti, consigli sulla stagione, su come sta andando l'annata, magari fanno anche qualche battutino sulle fotografie che postano, magari uno scambio, un dialogo che se non ci fosse stato Facebook non avrebbero mai fatto, non avrebbero mai alzato il telefono per comunicare tra di loro in questo modo. Facebook lo consente, in più comunichiamo dell'azienda online. Siamo su YouTube nel senso che postiamo video. In particolare, ciascun vino che è spiegato nel sito web istituzionale ha un video che è girato da Francesco Iacono nel vigneto da cui nasce quel vino, e c'è il racconto della nascita del vino, del vigneto, delle tecniche. Quindi a fianco, sotto la scheda tecnica più dettagliata, specifica, con i tecnicismi necessari, c'è questo video che racconta il vino in maniera un po' diversa. In particolare su YouTube c'è un canale dedicato, ci sono parecchi video girati amatorialmente nei vigneti, in cantina, le varie tecniche di vinificazione, le annate, l'esperimentazione fatta in vigneto in cantina, però ci sono anche video un po' più istituzionali che raccontano dell'azienda. Stiamo costantemente in fase creativa di contenuti. E questo è il nostro modo di sfruttare YouTube. Su Twitter ci siamo io e Francesco Iacono. Raccontavo prima che il nostro approccio a Twitter non è così semplice. Probabilmente Twitter è il social network che con più fatica sfruttiamo. Su Facebook ci
ci sono tutti i ristoranti, molti dei bar, i nostri clienti, ci sono tutto, è molto semplice, quindi comunicare su Facebook perché si ha un feedback immediato. Su Twitter, per quanto riguarda il mondo del vino, ci sono i blogger del mondo vitivinicolo, ci sono opinion maker che ci sono, e poi lo si fa soprattutto per il mercato anglosassone. Noi esportiamo negli Stati Uniti e sicuramente Twitter è il luogo dove trovare il giornalista, l'opinion maker di Wine Enthusiast o Wine Spectator, che puoi twittare, magari lo incroci, ti nota, ti manda il follow e perché no, nasce qualcosa. È sicuramente il social network che sfruttiamo con più difficoltà. E poi siamo su Flickr con la condivisione di immagini dopo la serata di degustazione. Le fotografie vengono condivise su Flickr e ci sono tantissimi ristoranti, bar che hanno profili Flickr, quindi si postano le foto delle bottiglie della serata, si lascia il commento, si condivide. Sicuramente la serata per noi, e facciamo tantissimo, soprattutto in questo periodo, siamo sempre in giro a mangiare e bere, sembrerà una cosa bella, per noi è un lavoro. E la serata per noi ha senso, la serata degustazione, la serata nel bar, che poi è un seguito online, altrimenti sicuramente non è riuscita quella serata. La degustazione più o meno seria, non so, del sommelier oppure nella discoteca, ha seguito, ha senso, secondo noi, solo se poi è un seguito su Facebook, oppure su YouTube col video, e quindi si crea una comunità, tutto per indicare quanto lavoro ci stia dietro e quanto la documentazione diventi di dominio pubblico per noi. Ci sono una serie di canali che portano all'informativa di Arcipelago. Il sito web diventa più istituzionale, mentre i social network sono più canali informali di comunicazione quotidiana e costante. Quindi sono amici, conoscenti, appassionati del mondo del vino, professionisti, clienti, più o meno, che entrano nella rete dell'Arcipelago volontariamente. Quindi noi li contattiamo, li teniamo aggiornati e lo facciamo anche tramite la newsletter, che loro non ce l'hanno tutte le aziende. E questo è quello un po' che facciamo online. Ho voluto mettere questa slide perché io parlo della nostra esperienza. Nel mondo del vino il produttore deve metterci la faccia se vuole essere preso in considerazione. E lo stesso è online, il senso è proprio quello, essere in prima persona, protagonisti. L'enologo che commenta, che racconta come sta andando la vendemmia. E io come produttore che mi metto in prima persona e dico grazie ragazzi per la serata di ieri sera, e poi arrivano i commenti, produce un vino fantastico. Questo è abbiamo avuto anche discutere online, l'importante è essere sempre pronti a rispondere fino alla fine. Il senso è comunque quello di essere presenti in maniera diretta, ed è questa almeno è la nostra strategia. Una strategia che stiamo portando avanti da 2 anni. Lo facciamo, ripeto, perché per la passione, ma perché le conferme sono tante. Forse non sono conferme dirette, nel senso che la partecipazione attualmente che riceviamo, ci aspettiamo sempre che sia di più, ma la gente ci legge, ci segue e abbiamo costante conferma in giro per l'Italia, per il mondo, quando siamo in giro per queste serate di degustazione. E questa è un po' la nostra esperienza. Non so quanti minuti ho ancora. Sentiamo. E l'ultima cosa è questa. E la strategia, si è parlato anche di strategia, di pianificazione, è fondamentale. E per noi che lo facciamo in maniera diretta è veramente una cosa più complicata, perché sono mezzi estremamente semplici. Si risulta quasi, dicevo prima, frenetico postare commenti, video, fotografie, però l'importante è farlo con una logica e soprattutto postare contenuti intelligenti, pensati, rivisti senza errori. Che poi è positivo secondo me, farlo freneticamente, perché più contenuti che riguardano l'azienda sono online, meglio è, perché poi la foto, il video viene condiviso, poi commentato e rimane online. Il testo viene letto, riletto, condiviso, commentato,
però la necessità di una strategia è probabilmente la cosa più difficile per un'azienda come noi che lo fa da sola, che lo fa in prima persona. Questa è un po' la nostra esperienza. Non so, Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa. Vi volevo solo far vedere, siccome nessuno ha usato la connessione, vi volevo far vedere il sito, anche se sicuramente siete tutti connessi, quindi lo avete potuto vedere online. Non so se avete qualche domanda in particolare. Noi utilizziamo Facebook per far sì che quattro luoghi di produzione geograficamente localizzati su sempre. E quindi per far circolare l'informazione all'interno di un'azienda, una cittadina di lavoratori, che ha quattro siti diversi in Italia. Ora, secondo me questo esula un po' dagli obiettivi del marketing. Secondo me il problema è che abbiamo bisogno di per far circolare in maniera veloce le informazioni in ambito Ma più dell'informativa aziendale che poi tutta l'informativa può essere condivisa su Facebook perché se la vendemmia non sta andando bene, non scriviamo su Facebook. È più un modo per sentire le persone vicine una all'altra. Io vivo in Franciacorta, la sede, il distaccamento fondamentale dell'azienda è la Franciacorta. Però anche i ragazzi, Serena ad esempio è la nostra enologa bresciana che adesso vive a Benevento e segue la tenuta Campana e di Ischia. Lei a Benevento, è lontana, però Facebook è un modo per farla sentire vicino all'arcipelago. E quindi non so, Francesco le scrive un commento, io le dico, Serena come va? E qua piove sempre, ma qua c'è il sole. È proprio un modo, sì, forse questo aspetto è veramente una cosa diversa dal marketing, anche se io credo. Poi sono tutte cose vere, contenuti veri che vengono postati online e tutto quello che è vero e genuino, secondo me, viene apprezzato e fa marketing, fa relazione e questo lo vedo dall'esperienza che abbiamo tutte le sere, quando giriamo per il locale, vediamo queste persone, Serena è giù, piove da un mese, c'è molta, soprattutto anche per noi siamo, la mia famiglia è franciacortina d'origine, però possiede territori in Campania e in Toscana, Facebook, ovviamente i profili Facebook della tenuta beneventana, amici beneventani, i contatti sono localizzati, è anche un modo per fare pubbliche relazioni sul territorio dove la cantina è, che poi è questo che sono i social network, noi li sfruttiamo un po' per tutto quello che ci possono dare, poi ripeto, un approccio veramente spassionatamente personale e voluto anche un po' incosciente probabilmente il nostro, che però vediamo viene apprezzato perché è proprio questo concetto del consumatore, del produttore che ci mette la faccia. Ho degustato il tuo Franciacorta dosaggio zero ieri, come mai ho sentito questa cosa, com'è il metodo di produzione e sono io che ti rispondo, io produttore che ti rispondo direttamente quando hai queste occasioni. Cioè, è raro che tu possa parlare direttamente. Il blog è la cosa più complicata, infatti su quello ci vogliamo lavorare. E la cosa più semplice sono ovviamente i social network, in tutti i casi sui social network i feedback ci sono. Sul blog aziendale è l'elemento più difficile, abbiamo commenti, ma sono veramente pochi, persone che ci seguono. E poi c'è poca gente che commenta, ma gente che è lettore del nostro blog. E lo vedo, lo sento costantemente, però poi mi chiedo perché non commenta. Non è facile, ci stiamo lavorando e l'idea è quella di un panel di degustatori che ci segue e si attivi sul blog. Poi alla volta arriviamo anche a quello. Questo è un po' il nostro approccio. Francesco Iacono. No, non ci dire. Il nostro sforzo è quello di abituarci a comunicare in una maniera semplice, non tecnicistica. Perché molto spesso il mondo del vino è visto come qualcosa di assolutamente lontano, il consumatore quasi spaventato dalla terminologia che usiamo, e dal fatto che se si va in vino, se si va in cantina, chissà cosa succede. No? Quindi anche
fattore